Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo la K74N generazione 2 della A&L. Let's go! La A&L ha deciso di portare sul mercato una novità e questa novità sono i pezzi degli AK veri. Infatti questo fucile, come più grande caratteristica e più grande punto di forza, proprio che i componenti esterni del fucile, ovviamente non quelli interni, sono prodotte sulla stessa linea e fabbrica degli AK veri. Infatti il 70% delle parti esterne di questo fucile sono intercambiabili con un AK vero, come per esempio il calcio, il paramano sempre in legno, la stina pulisci-canne, eccetera eccetera. Oltre ad avere il look di una AK vero, anche i materiali di cui è composto questo fucile sono quelli di una AK vero. Quindi abbiamo il paramano e il calcio in vero legno e vi assicuro che è molto croccante. Quindi questo è vero legno, come questo è vero legno, anche questo è vero legno e questo è vero legno. Legno, legno, legno. Mi piacciono i tarli. Mentre questi componenti come la canna e il castello sono in acciaio, non in zama di merda come altri fucili. Altra piccola nota sui componenti in legno è che sono stati rifiniti a mano, giusto per farvi capire quanta cura viene messa all'interno di questo giocattolino. Questo è un fucile perfetto da appendere al muro per abbellire casa vostra. La cosa divertente è che oltre ad essere effettivamente molto bello nell'esterno, anche gli interni sono estremamente ben curati e ben fatti. Infatti rispetto alla generazione 1 di questi fucili, che era estremamente ben fatta all'esterno ma lasciava un pochino a desiderare all'interno dando alcuni problemi in campo, questa volta la A&L, oltre a risolvere quei piccoli problemi che c'erano prima, ha veramente fatto un passo avanti, dandoci un prodotto con un look veramente accattivante e degli interni veramente da paura, ragazzi. Ma andiamo un pochino più sullo specifico per quanto riguarda i componenti interni. Come stavo dicendo, grazie alla generazione 2 gli interni di questo fucile sono stati rifatti e ripensati da zero. La testa pistone infatti è stata ammortizzata così da evitare un impatto troppo violento con la testa cilindro, rendendo il fucile quindi più resistente e duraturo nel tempo. Se guardate attentamente, infatti dietro al dipinto di Dorian Gray troverete nello sfondo una cappa della A&L. Inoltre ve l'ho per caso già detto che il fucile è già fornito di canna interna di precisione da 6,04 mm di diametro. Non c'è bisogno. Ma le sorprese non finiscono qui, andiamo quindi a fare una bellissima scarrellata di specifiche interne. Partiamo con una struttura nuova del gearbox, rinforzato e basato su boccole cuscinettate da 9 mm, veramente molto figo e si vede proprio che siamo passati alla generazione 2. Infatti abbiamo anche una guida molla con cuscinetto QSR e sgancio di molla rapido che evita che dobbiate, come sempre, tirare 7 madonne per fare la sostituzione della molla. Un set ingranaggio in acciaio pieno, ragazzi, realizzato alla macchina a controllo numerico CNC, quindi sono spettacolari. Cilindro monopezzo in acciaio, realizzato anch'esso con macchina a controllo numerico. Come vi stavo dicendo, il cilindro è stato realizzato veramente molto bene. Spingipallino a tenuta d'aria con O-ring, ovviamente. Pistone POM rinforzato con tre denti d'acciaio perché è vecchio e gli altri li ha persi. Testa del pistone silenziata. Motore M170 ad alta coppia con magneti al neodimio. Inoltre i cavi e gli interruttori che troveremo appunto nel comparto elettrico sono in argento a bassa resistenza. Quindi oltre da un punto di vista meccanico, anche nel comparto elettrico e delle funzionalità elettroniche del fucile, questo fucile dà delle grosse emozioni che fanno battere il cuore. Inoltre vi aggiungo che le repliche di generazione 2 di questi AK hanno in stock una funzione veramente molto interessante, ovvero l'inserto del Magwell Spacer, che rende davvero più facile e veloce il cambio dei caricatori e diventerà quindi meno tedioso, già che con gli AK bisogna farci un po' di pratica perché è un pochino più complesso fare il cambio caricatori, cambiare appunto i caricatori senza dover stare lì come sempre a tirare 6 madonne e mezzo. Come vi ho detto, tutti i componenti in legno del fucile sono stati realizzati a mano, rendendo quindi il fucile estremamente realistico prima di tutto, ma anche unico, in quanto il pattern del legno è unico per ogni fucile, non potendo essere appunto riprodotto. A proposito di unicità, non poteva mancare anche un numero di serie, ovviamente singolo e unico per ogni fucile. Molto figo anche il fatto che sia stato incluso l'attacco per mirino come in quello vero, veramente veramente molto ganzo. Come potete vedere, i componenti d'acciaio del fucile sono stati ossidati, dandogli un look veramente molto realistico, che si va quindi a distaccare un po' dal colore nero metallizzato fake di altri fucili. Inoltre il processo di logoramento che si andrà ad apportare appunto sulle varie componenti del fucile man mano che voi giocherete andrà a rendere le superfici ossidate molto più realistiche. Non sarà quindi paragonabile alle sverniciature che avvengono su un fucile che è stato appunto dipinto rispetto a uno che è stato ossidato, e sembrerà infatti molto più realistico e meno fake di quello che succede invece quando si va a sverniciare o rovinare in determinati punti una pistola o un fucile vero. Io ti odio tantissimo.
La replica è sì di per sé pesante, ma perché è solida. Infatti quando lo prenderete in mano sentirete che tutti i componenti si incastrano in maniera armoniosa gli uni con gli altri, ma soprattutto al peso di un vero fucile e anche la compattezza di un vero fucile. Di per sé pesante, ma solida. È un po' come dire, non sono grasso, le ossa grosse. Questo se lo metto. Tutto si basa su perni e leve. Il produttore ha prestato attenzione anche a questi piccoli dettagli, per rendere quindi il prodotto il più simile possibile a quello vero, come vi ho già detto. Presa direttamente dalla scatola, la replica televisiva è lubrificata con un olio tecnico che protegge quindi il prodotto da umidità e dalle possibili contaminazioni, sempre di umidità, che può subire durante il trasporto. Tra l'altro l'utilizzo di un olio lubrificante insieme al legno, che è molto legnoso, e all'acciaio, che è molto acciaioso, emana un odore che è veramente molto gradevole, ricorda in tutto e per tutto quello di un'arma vera. Quindi tutti quelli invasati con realismo come me troveranno un fucile che li fa esplodere di contentezza. La batteria viene posta ovviamente sotto il coperchio dell'otturatore, quindi viene posta qui, molto semplice quindi da inserire e nel caso sostituire, senza dover quindi andare a rimuovere o aprire il calcio, a differenza di quello che succede con la piattaforma M4. Anche nella parte frontale il fucile non delude. Vi faccio semplicemente vedere le tacche di mira e la cura che c'è stata messa. Vi assicuro che dal vivo, perché non riesco a rendervelo in camera in maniera identica, sono estremamente realistiche. Guardate anche lo spegnifiamma, cioè non potete capire, i riflessi sullo spegnifiamma sono qualcosa di incredibile, è un realismo che non avevo mai trovato prima in un fucile. Abbiamo ovviamente il selettore di fuoco stile AK con sicura, raffica e colpo singolo. Anche il copri otturatore, ragazzi, è veramente molto figo, in acciaio, e si sente che è in acciaio e si muove in una maniera che è... bello lui, bello lui. Vi ricordate quando vi avevo detto che i componenti di questo fucile sono presi e prodotti da una compagnia che produce veramente AK veri, quindi sono identici e intercambiabili con quelli originali? Beh, lo sono a tal punto che nel calcio, che è uguale, identico a quello vero, c'è questo bellissimo bossolotto che voi potete andare a aprire, e una volta aperto troverete il tipico kit da pulizia per il vostro AK, che c'è uguale in quello vero. Vedete lo scovolino, quest'altro affare qua e questo pirullo qui. Molto molto figo, e soprattutto è un tocco di realismo in più, che non è che questo fucile necessitasse, però è ben accetto ed è piacevole da avere. Vedere la differenza sostanziale tra gli esterni di questo fucile e il look di questo fucile, che è ultra accurato e ultra realistico, faremo una semplice comparazione. Ok, penso di aver vinto questa argomentazione, non trovate? Va bene ragazzi, finito di raccontarvi vita, morte, miracoli di questo fucile, direi che è ora di vedere però come spara. E vi dirò che è bello croccante, ma andiamo a vedere. Va bene ragazzi, vediamo come spara questa bellezza. Per comodità io ho attaccato la linea elettrica esterna, ma ovviamente la batteria sta all'interno. Bello reattivo. Vacca boia! È super silenzioso, ragazzi, ha una raffica che fa spavento. È rafficoso, ma poi è silenziosissimo. Va bene ragazzi, ora che avete visto come spara questa bellezza, è ora di passare alle conclusioni finali. Questo è il fucile perfetto per tutti gli amanti della serie AK che stanno cercando la versione più realistica possibile di questa piattaforma. Come vi ho detto, avrete un fucile con gli stessi componenti della controparte reale, perché come vi ho detto i componenti montati su questa bellezza sono gli stessi che vanno su una AK vero, e sono intercambiabili. Incredibile. È un fucile rigido, concreto, ma soprattutto preciso. E la più grande qualità di questo fucile è sicuramente che, come la controparte reale, che ha un rapporto qualità-prezzo ottimo, che ha una longevità incredibile, andiamo a trovare le stesse caratteristiche esterne su questo fucile con degli interni di ottima qualità e con un rapporto qualità-prezzo che è spettacolare. Come vi ho detto, gli interni di generazione 2 vanno a eliminare tutte le piccole problematiche che si avevano nella generazione 1, regalandoci quindi un fucile maturo e pronto a competere con tutte le gamme, comprese quelle superiori. Se come me siete fan della piattaforma K e soprattutto del modello classico della K, beh, questo è
spettacolare, sorvolando poi che i componenti in legno svettano sicuramente sui soliti componenti in plastica che potete trovare di altre marche, e l'ossidazione dei metalli al resto lo rende quasi indistinguibile dalla controparte reale. Io stesso ho avuto la possibilità di andare al poligono e imbracciare un vero AK e vi assicuro che sono identici. È incredibile come una replica da soft air riesca a darti lo stesso identico feeling, odore e peso di un fucile vero. L'unica piccola differenza è ovviamente il selettore, perché quello civile ovviamente solamente la sicura e il singolo. In poche parole, se vi piacciono gli AK, questo è il vostro nirvana, ragazzi. È spettacolare. Vi consiglio di venire a vederli in negozio, perché in videocamera non rende nello stesso modo come rende a me in questo momento, con tutti i giochi di luci e le sfumature del legno. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay angry. Incorniciato sulla parete di casa vostra. Che c***o incorniciare un fucile? Che c***o ne so, ci metti una cornice intorno. Va bene. Scusami. Avrete quindi... Buonasera. Abbiamo un... No. Come le